Che cazzo di gara è stata questa? Che gara è stata? Non ci ho capito niente prima, mi faceva suonare così per un nuovo video. Ok, Hamilton vince questa gara, il GP di Turchia, vince il suo settimo mondiale, ok, questo era inevitabile, ma sul podio ci vanno Perez, non ci ho capito un cazzo. Era partiva terzo, poi all'ultimo giro l'hanno superato, a un certo punto era quarto, ultima curva, secondo. Chiude il podio Vettel, che all'ultima curva era quarto. Leclerc, che era secondo, terzo, arriva quarto. Poi vabbè, quinto Sainz, sesto Verstappen, ha fatto una gara di merda, poteva vincere benissimo. Albon settimo, ottavo Norris, nono Stroll, che partiva dalla pole position, era dopo un minuto e dieci da Hamilton. E chiude la top ten, Ricciardo. Poi abbiamo Ocon, gara anche brutta per le Renault. E quattordicesimo, botta, quattordicesimo, doppiato da Hamilton. E male le Alfa, perché, cioè, Raikkonen partiva sesto, se non ri, no. Raikkonen partiva, mi pare, settimo, ottavo. È arrivato quindicesimo, e Giovinazzi che partiva decimo, se non sbaglio, ritirato. Comunque, parliamo della gara. Gara pazza. Partono con le full wet. Stroll parte bene, Verstappen parte una chiavica. Dopo la prima curva è quinto. Vettel dopo il primo giro era terzo, partiva dodicesimo, assurdo. Leclerc parte male, si ritrova dodicesimo. Dopo 27 giri cambiano le gomme perché non ho full wet, mettono le intermedie. Vettel stava andando benissimo con il full wet, recuperava sempre di più su Perez e su Stroll, e invece Leclerc andava male con il full wet. Cambiano e Vettel teneva dietro Hamilton, ma bene, con carriera, non c'è proprio, con esperienza. Cambiano le gomme, mettono l'intermedio e Leclerc inizia a volare, vola, fa 1.38. Leclerc invece Vettel, forse anche per tattica, quindi gestisce le gomme, gira molto piano, infatti si viene risucchiato, lo superano Hamilton, lo supera Verstappen, sono sempre Stroll e Perez davanti. Poi, dopo 27 giri, si inizia a parlare di... la possibilità di mettere le slick in un futuro verso il 40° giro, ma perché appunto la gomma, cioè la pista si stava completamente asciugando, però appunto 13 gradi di temperatura ambientale non permettono appunto la pista di asciugarsi velocemente. Che dire, Hamilton fa una scelta coraggiosissima, cerca di tenere le gomme intermedie, fa solamente un pit stop full wet intermedie e fa 52 giri con una sola mescola di intermedie, assurdo. Invece Verstappen fa 3 pit stop, Vettel e Leclerc fanno 2, tutti gli altri squadre, scuderie, fanno 2 pit stop. Hamilton pazzo, poi la gara ha dato anche ragione, un solo pit stop, 52 giri su una cazzo di gomma che praticamente intermedia era diventata slick, l'anteriore destra era slick, c'erano il secondo settore dove era completamente asciutta la pista, assurdo. Questa qua è stato il gran premio più bello che io abbia mai visto, cioè spettacolo, cioè a livello di riassumere ciò che è andato, che è successo, non lo so, perché praticamente sono successe talmente tante cose che non ho idea. Verstappen che si ribalta 25.000 volte, Albon l'idem, Leclerc che va a lungo, Vettel che tiene, Hamilton che parte sesto, mi pare, quinto, sesto, perché era Stroll, Verstappen, Perez, Albon, Ricciardo, Hamilton, quindi sesto. Non, proprio da Hamilton non me l'aspettavo. Poi quando ho iniziato a lamentarsi, vedevo che non entrava, ho detto no vabbè, la vince Hamilton. E così è stato, signori. Comunque l'ultimo giro è stato stupendo, perché inizia l'ultimo giro con Leclerc terzo, Vettel quarto e Perez secondo. Leclerc prova a dare il tutto per tutto per raggiungere la seconda posizione, aveva 2 secondi di vantaggio, ma andava appunto ogni giro recuperava sempre 2 secondi, quindi appunto l'ultimo rettilineo, quello dove c'è il secondo tratto di DRS, lo supera. Poi dopo c'è la frenata, dopo c'è una specie di chicane, Perez lo porta lungo,
Leclerc va a lungo, Perez lo supera Vettel e terminano Perez, Vettel e Leclerc. Assurdo, con Vettel che giustamente si prende la terza posizione perché al pit stop gli hanno fatto un pit stop di 5 secondi e 3 perché la gomma non l'hanno avvitata bene, ma l'hanno la Ferrari. Una volta Vettel ci gioca qualcosa di importante in questa stagione e la fa un pit stop di merda. Poteva arrivare secondo, benissimo. Comunque, che dire, gara bellissima, tra che l'asfalto era una merda. L'hanno praticamente fatto 2 settimane fa. Tra che ha piovuto. Poi le gare miste sono bellissime. Cioè, dove parti full wet, poi metti l'intermedia, la possibilità di mettere le slick sono spettacolari. Anche l'anno scorso a Hockenheim è stata una gara bellissima. Comunque, like, come ci sono state la prima, per non perdere nessun altro video. Ora, dopo ci sarà la MotoGP. Vediamo se Quartararo, Mir, probabilmente, o Rins vinceranno il mondiale. E vado a mangiare. Ciao!